cerchiamo il materiale che è semplice, perché serve per la didattica. Praticamente abbiamo dai 16 ai 20 mila bambini all'anno. Però. Quindi noi facciamo vedere in funzione di quello che chiede la classe o la maestra, facciamo la scheggiatura della selce, che è tutto questo materiale qua, in particolare questo che è molto bello perché si può vedere un arnione di selce, questo spaccato, in modo che si vede il materiale in cui gli antichi potevano utilizzare le varie fasi di lavorazione e poi facevano anche il fuoco, perché questa è anche pietra focaia, questa qui. Quando l'uomo praticamente, questa è pietra focaia, quando l'uomo trovò la pirite, che è questa, circa 300.000 anni fa, riuscì a fare il fuoco, perché scheggiando con questo creava, diciamo così, una scheggia metallica rovente che durava a lungo, perché pietra con pietra non si fa. Lo fece solo quando trovò la pirite. E questa è la prima fase. Poi cominciò a costruire, diciamo così, i primi utensili. I primi utensili sono delle scheggiature di questo genere, cioè il chopper, che praticamente era la lamatura, questa qui serve per grattare, rompere, spaccare le ossa. In una seconda fase cominciò a costruire l'amigdala, che sono queste, è un oggetto fatto a mandorla, una mandorla che c'è questa, questa, nelle varie tipologie e grandezze. E questo utensile lo usò per circa 500.000 anni, che non è poco. Dopo di questo gli utensili evolvono, nel senso che gli fecero poi le accette, che serve per il legno, serve questo qui, è un'accetta piccone, che serve sia per il taglio del legno, sia per scavare la terra, per fargli la cerchia. E poi passò pure le punte peduncolate, che sono queste, quando c'erano degli animali di una certa grandezza, diciamo così. E poi evolvendo nel Neolitico cominciò a fare tutti gli utensili molto più piccoli. Più piccoli, infatti queste sono punte peduncolate, sono coppie naturalmente, che servivano per le frecce per gli animali di una certa grandezza. Praticamente questo, poi ci sono questi qui che facciamo vedere sempre ai bambini, che sono gli arnioni di selce, che hanno una forma sferica perfetta e praticamente è formata da opale, falsa, calcedonio oppure magmatica, in questo senso qui che c'è del caolino dentro, lei vede qui, bianca. Bianca perché sono piene di caolino, quella polvere che serve per fare le ceramiche, le maioliche, le porcellane. Oppure ci può essere dentro un geode come questo. Il geode non è altro che una, diciamo così, un incavo con dentro dei cristalli. Sì. Che troviamo così grezzi, queste sono roba grezza. Oppure materiali come questi, tipo calcedonio, che è uno dei componenti della selce, il calcedonio, sì, che ipotizziamo che ogni riga siano circa 100.000 anni di strato, come strati, perché sono rocce stratigrafiche, oppure non so, selce tipo di aspro, selce tipo eccetera. Tra queste cose c'è qualcosa che assomiglia o veniva usato come coltello? Ma qui poteva essere o un raschiatore o un coltello, questi primi coltelli dell'uomo, in cui veniva lavorato in questo senso qui, tagliava, raschiava oppure faceva la spezzatura delle ossa, questo genere qui. Oppure non so, questa qui è un'accetta, come ho detto prima, che serviva per tagliare il legno.